Buongiorno a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con il nostro nuovo podcast che riassume le notizie più interessanti che trovate sul nostro sito nella settimana appena trascorsa. Partiamo subito con la notizia più importante, ovvero HTC 10 presentato ufficialmente, il top di gamma dell'azienda di Taiwan che ci propone un dispositivo molto elegante esteticamente, in metallo, come già ci aspettavamo, con anche delle feature davvero interessanti che vi invito a scoprire nell'articolo dedicato. Addirittura la fotocamera, a quanto pare, e devo dire se sarà così, finalmente è migliorata non poco e infatti su un sito ha riportato un punteggio di 88 punti pari addirittura al Samsung Galaxy S7 Edge. Comunque per tutti gli approfondimenti abbiamo fatto anche altri articoli riguardo HTC 10 che approfondiscono anche nuove funzionalità tra le quali il supporto ad AirPlay di Apple, una novità davvero interessante. Poi un'altra interessante notizia che abbiamo riportato con piacere è la nuova Type Cover in Alcantara presentata da Microsoft in occasione della Design Week di Milano. Questa è una cover con tastiera e trackpad integrato per Surface Pro 4 in Alcantara, davvero molto molto bella esteticamente, è davvero spettacolare. Vorremmo, speriamo che se la mandino insieme a Surface Pro 4 per testarla, logicamente con mano ed apprezzarne le qualità, anche perché è prodotta in Italia. Poi un'altra interessante notizia è il primo smart drone, scusate, al mondo 3DR solo. In pratica questo drone è stato dotato di ben due potenti computer Linux che permettono di eseguire alla perfezione le manovre. Addirittura solo è perfettamente compatibile con le videocamere Pro, quindi GoPro, scusate, quindi si possono installare tranquillamente. E per quanto riguarda il prezzo ed altre caratteristiche, vi invito logicamente a visitare il nostro articolo dedicato. Poi abbiamo fatto anche un'intervista a Kingston sulla sicurezza dei dati e Kingston ci ha risposto appunto proponendoci il suo punto di vista appunto sulla sicurezza dei dati personali, sui device, ma anche sui computer, tablet e quant'altro. Poi abbiamo avuto Acer che ha presentato l'Iconia Tab 10, abbiamo fatto anche la recensione del Lumia 950 XL, l'ultimo dispositivo presentato insieme al fratellino minore, fra virgolette, Lumia 950 da Microsoft. Abbiamo recensito anche l'ottimo drone Parrot Blaze. E infine abbiamo dato anche la notizia di AirMail, la ormai popolare applicazione per mail che è molto utilizzata su Mac. Io personalmente già la utilizzo dalla sua prima uscita in quanto ha delle feature davvero interessanti. Sapete ormai che da poco, da qualche mese, è sbarcata su iOS, però era solo rilegata agli utenti iPhone. Con l'ultimo aggiornamento è disponibile anche per iPad. Ovviamente chi l'ha già acquistata per iPhone la può scaricare gratuitamente per iPad. Bene, vi ringrazio per la cortese attenzione, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!